realtà questa è una storia e fa parte di quella documentazione, di quella che chiameremo letteratura grigia, che ci permette oggi di poter ricostruire, al di là della documentazione ufficiale, sia essa documentaria o stampata, le moltissime, tante vicende che quel periodo, da settembre al maggio, dal settembre del 43 al maggio del 44, toccarono questo territorio. Letteratura grigia dopo 70 anni, forse è questo il momento per cominciare a poterla valutare e a poterne utilizzare i contenuti per una riflessione più profonda di questi eventi. 70 anni non sono moltissimi, ma diciamo che il tempo della storia e la storiografia stessa ci danno in qualche modo l'incipit in questo arco di tempo. Il diario è scritto a doppia mano ed è un documento veramente incredibile. È scritto in doppia mano perché è scritto da testimoni, sono due donne. Sono la madre Regina e la figlia Maria Civita. La madre racconta e Civita scrive. Non sappiamo bene quando loro scrivono questo racconto, probabilmente a metà degli anni 60 e inizio degli anni 70, quindi ben 20 anni dopo l'evento. E quindi anche in modo molto profondo e riflessivo viene scritto ponderando quello che è scritto, in un italiano quasi perfetto, questo è molto strano. È vero pure che i due testimoni sono due donne, madre e figlia. Nell'evento la madre ha circa oltre 30 anni, circa 40, la figlia ne ha appena 10. E quindi, come capite bene, l'impressione, la testimonianza che viene fuori è la testimonianza di una bambina e di una donna, di una madre e di una figlia. E questo rende il racconto, dal punto di vista della semantica stessa del racconto, dal punto di vista del valore documentario, assolutamente importante. Loro sono protagoniste insieme a una miriade di personaggi, ma raccontano un racconto in cui poi in realtà il personaggio principale è una persona che poi conosceremo e che non è stata ancora nominata. Gli eventi sono quelli che vanno dal, come diceva il diario, dal 15 ottobre del 1943, il pomeriggio del 15 ottobre 1943, alla mattina del 17 ottobre del 1943, in un contesto particolare. Siamo, diciamo, in piena guerra. Non a caso, come primo documento, io non me ne faccio vedere molto, ma me ne faccio vedere alcuni perché hanno un significato particolare. Se lo vedete, c'è un volantino del comando tedesco che dice: dopo il 12 ottobre 43, tutti i comandanti ufficiali, i quali non hanno eseguito l'ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Il 12 ottobre è una data importante perché il giorno dopo, il 13, l'Italia badogliana, che ormai ha abbandonato il fascismo dopo la caduta dopo il 25 luglio, la caduta di Mussolini, dopo l'armistizio dell'8 di settembre, dichiara guerra alla Germania il 13 di ottobre. E quindi le forze tedesche, che sono sotto pressione, perché in quel periodo, dal 16 in poi, gli americani hanno già superato Napoli e stanno attaccando la linea del Volturno, intensificano in modo potente, forte, la loro presa sul territorio. E quindi questo atto, quello che avviene, che poi nel secolo lo vedrete, viene inserito all'interno di questo contesto. Il personaggio centrale di questa storia in realtà è un capitano degli alpini, Antonio Ricca, che ha un ruolo ben preciso perché potremmo dire che è il delegato del comune di Formia nella frazione di Marano, quello che oggi noi dobbiamo indicare come un ufficiale di governo, con grosse responsabilità. Con grosse responsabilità perché a lui viene affidato da parte dell'amministrazione che è in grandissime difficoltà. Pensate che il comune di Formia in questo periodo è stato già spostato, non sta più dove si trova, ma è stato spostato ai 25 ponti. Formia, di questo parleremo, dei distacchi, avrà già una serie di conseguenze, è responsabile di una popolazione
e dalle testimonianze delle persone del tempo viene riconosciuto a lui non solo la responsabilità, ma anche la capacità di aver gestito nel modo migliore possibile il rapporto tra gli occupanti tedeschi e la popolazione del luogo. Lui è sempre presente, cerca di lenire le difficoltà, aiutato da una signora italiana, tedesca, che conosce la lingua, la signora Spadocco, che in qualche modo lo aiuta nel rapporto con il comando tedesco in zona. Si serve anche dell'aiuto di un parroco di allora, Don Carlo Piccolini, che anche lui cerca di prodigarsi. E in quest'opera di salvaguardia della popolazione di fronte ai tedeschi, una delle sue azioni più importanti è quella di cercare di non far deportare gli uomini in modo tale per non impoverire quello che è il tessuto sociale ed economico del paese. Allora si inventa, in qualche modo, più che si inventa, propone di costruire di formare una squadra di 30 persone guardafini che hanno la responsabilità nella parte collinare del fronte di in qualche modo mantenere quelle che sono le comunicazioni, diremmo telefoniche, tra le varie parti delle postazioni tedesche, quindi mantenere la linearità. E queste sono circa 30 persone, e gli altri personaggi che poi sentiremo, Luigi Papa e Aurelio Pampa, sono proprio due persone che fanno parte di questa squadra dei 30 guardiafini addetti alla manutenzione delle linee telefoniche tedesche. Come dicevo, il contesto è questo, la pressione è forte e l'evento inizia il 15 della pomeriggio del 15, proprio perché i tedeschi vengono a sapere che in montagna, precisamente nella zona di Acquaviva, ci sono degli ufficiali tedeschi, degli ufficiali inglesi, italiani, vi sono probabilmente dei partigiani, ma questo non sarà mai completamente accertato, e quindi decidono, supportati da due famigerati, diciamo così, squadristi fascisti, di fare un'azione militare per catturare questi militari italiani che sono ad Acquaviva. I due fascisti sono Claudio del Giudice, ma ancora di più Rocco o Franco, nel diario è chiamato Franco, ma altri lo conoscono come Rocco Palmieri. Una parentesi: Rocco Palmieri o Franco Palmieri è uno di quei detenuti che dopo i bombardamenti dell'8 e del 9 settembre che colpirono Formia e Gaeta furono liberati dai quattro reclusori che erano a Gaeta e che quindi si diedero alla macchia, quindi era un delinquente carcerato, che si diedero alla macchia, molti verso Roma, molti sulle montagne, ma alcuni si prestarono nei confronti dei nazisti a collaborare sul territorio. E lui è appunto uno di questi. In montagna c'è il rastrellamento. In una mandra viene trovato il tenente Corbino, che è un ufficiale dell'esercito italiano. Lui si oppone, c'è uno scontro a fuoco, viene ucciso. Insieme a lui viene trovata la cosiddetta principessa, la cosiddetta contessa Pellegrino. È una ebrea, è una persona colta, ricca, si trova in queste zone perché ha una villa a Formia. È la moglie del presidente della SET, della società degli esercizi telefonici, quindi una persona di un certo livello sociale, slava di origini. In quanto ebrea, slava di origini, e la presenza dell'ufficiale italiano fanno subito pensare, in particolar modo ai fascisti, al fatto che ci fossero dei partigiani e fossero collusi. Corbino viene ucciso, la contessa viene presa. Nel pomeriggio del 15 si scende a piedi da Acquaviva, arrivano nella zona sotto Marano. Per chi conosce la zona di Marano, diciamo che è quella parte, come spiegare a voi,
che oggi si chiama Via Antica, diciamo, dove era l'abitazione del Papa, e dove avviene quello che loro vi hanno raccontato. Antonio Ricca ha 45 anni, una moglie Paola, 8 figli, Luigi Papa, Regina, 6 figli, Aurelio Pampera, anche lui 8 figli, e quindi diciamo che la condizione era quella di, in qualche modo, persone che non avevano implicazioni dirette e immediate con un'eventuale azione partigiana o con squadra partigiana, ma vengono coinvolte in un fattaccio di carattere essenzialmente cruento, proprio perché sarà il Palmieri, allora lo vedremo, a rendere tutta questa storia assolutamente incredibile e, nella sua essere incredibile, tragica. Con la divisa da Cardinale degli Alpini. Quindi questa è la facciata attuale della casa, un luogo in cui Antonio Ricca venne assassinato da parte del fascista Rocco Palmieri. Ma adesso cambiamo pagina e veniamo a parlare di quella che è stata la guerra, gli eventi in quel periodo così funesto, partendo da delle considerazioni personali su quegli eventi. Che vogliono essere un punto di riflessione che io affido a tutti voi, per poi passare in una fase successiva a raccontarvi quello che è avvenuto realmente qui nel nostro territorio, giorno per giorno, momento per momento. Ma prima di questo sentivo la necessità di parlare con voi di alcune cose più generali e di capire effettivamente il destino di questa città in quei momenti, il perché è avvenuto quello che è avvenuto. Quella che vedete è a sud dell'Italia. Nel luglio c'è lo sbarco in Sicilia, l'8 di settembre, il 5 settembre a Cassino in Sicilia, questo Churchill si accorda con Badoglio con i delegati italiani per il piccolo armistizio che verrà poi siglato definitivamente l'8 di settembre. Dall'altra parte ci sono i tedeschi che sono ormai coscienti di quello che sta avvenendo, e si organizzano e si preparano in qualche modo a contrastare quella che sarà l'avanzata velocissima, diciamo addirittura dilagante, degli alleati dal sud d'Italia. Rommel cede a Kesselring il comando dell'Italia meridionale e dalla metà di agosto comincia a costruire una diciamo così, rete di protezione, di difesa, perché di protezione fortissima, diciamo così, alla parte in cui l'Italia si restringe, dove più è possibile concentrare le forze. Questo processo di fortificazione, di contrapposizione a quella che sarà l'avanzata americana, che si ripane e si svolge, si completa tra l'agosto del 1943 e l'ottobre dello stesso anno, come vedete, delinea una serie di fronti. È una serie di linee di demarcazione che dovranno di volta in volta contrastare l'avanzata degli americani integrate da loro. Abbiamo la Volturno Line, abbiamo che va da Termoli al fiume Volturno, appunto, la Barbara Line che dal Trigno raggiunge la parte al di sotto Cervoli, diciamo, tutta quanta la parte relativa sotto Sessa Aurunca. Poi c'è quella, la principale, quella che viene chiamata la Gustav Line, che da Ortona arriverà fino, seguendo il Garigliano, nelle nostre zone, nel Golfo di Gaeta, sostenuta a sud da una piccola linea di fortificazione, che è la cosiddetta Bernard Line, che serve
come punto di contrafforzo e che deve dare la sua in qualche modo a quella che sarà chiamata dagli alleati la Adolf Hitler Line, ma che i tedeschi chiameranno la Doran Line, che invece dalla parte alta di Cassino arriva fino a Terracina. Guardate, uno schieramento poderoso di forze e di contrafforti che vuole contrapporsi agli americani. Perché vi faccio vedere questo? Perché se guardate bene questa immagine, devo dirvi che c'è una zona grigia in questa immagine. E la zona grigia è proprio quella che va tra la linea Gustav e la Bernhard Line. Non ho nulla per indicarlo, ma tra la linea rossa e la linea verde, quella che chiama, scusate, è la Adolf Hitler Line, scusate, quella a nord, è che è proprio il Golfo di Gaeta con il suo entroterra. Perché è una zona grigia? È una zona grigia perché in tutto il periodo che va dal settembre del 1943 al maggio del 1944, in questa zona di territorio, al di là delle Alpi, dove avverranno vere e proprie battaglie, non si spara un solo colpo di fucile, se non il 16 di maggio alcune scaramucce per la presa di Castelnuovo. Un territorio che poi sarà completamente distrutto. Castelforte, Spini, Forte, Mentura, completamente devastata, Gaeta assolutamente colpita in continuazione. Un territorio poi che in qualche modo si trova tra quelli che saranno i due fronti principali di penetrazione. Vedremo come nel settembre, non a caso proprio l'8 e il 9 settembre, la notte dall'8 al 9 settembre del 43, gli americani lanceranno quella che sarà la cosiddetta operazione Avalanche. Operazione Valanga, che non è altro che lo sbarco di Salerno. Tre mesi dopo, il 22 di gennaio, ci sarà la seconda grande azione, che sarà l'operazione Schindler, e cioè lo sbarco di Anzio. Noi siamo in mezzo a queste due grandi operazioni. Guardate che per colpa del destino, o comunque per fatto, c'è una cosa da dire, è una nota che faccio. Quando si decide lo sbarco di Salerno, in effetti il generale Clark ha interesse a sbarcare a Gaeta, e le prime opzioni sono quelle della costa del Basso Lazio. E il generale Tedder, che si opporrà in quanto lui come comandante delle forze di aria, dirà che gli aerei hanno difficoltà a sostenere un'azione di questo tipo in un territorio estremamente ristretto, con dei contrafforti montani e dove poi non è possibile dilagare. E allora si sceglierà di attaccare a Salerno. La stessa cosa succederà con l'operazione Schindler ad Anzio. Sarà Churchill che convincerà gli americani a sbarcare ad Anzio e non nel Basso Lazio. Quando il 10 di settembre, il 9 di settembre, Sua Maestà, il Re d'Italia, partirà da Roma in fuga per poi il 10 di settembre costruire quello che sarebbe chiamato il Regno del Sud, beh, la prima scelta che si fa è la Via Appia per Terracina. Solo dopo sceglieranno di non passare per la Via Appia e di dirigere verso Pescara e da Pescara per raggiungere Brindisi. Sono elementi che ci fanno considerare che questo territorio che vi ho detto prima, cioè il territorio di Trollby Gate, sia stato all'interno di tutta l'operazione, nel suo complesso di sfondamento e di penetrazione in Italia, in realtà un vero e proprio specchietto per le allodole. Questo territorio, in un periodo di 245 giorni, dal 6 di settembre
al 18 di maggio subirà 245 interventi e bombardamenti, 101 da forze aeree, 67 da forze navali, 97 da incursioni e bombardamenti terrestri. Se facciamo una sinossi tra i due dati, i giorni e i bombardamenti, non c'è stato, se non per 5 giorni, 6 giorni di distacco, un solo giorno in cui la città di Formia non sia stata bombardata da mare, da terra o dal cielo. È ovvio che ci sono giorni in cui non è stata bombardata, ma ci sono stati giorni in cui ha subito 3 e anche 4 bombardamenti. E nel pomeriggio del 15 ottobre, quando Rocco Palmieri e i tedeschi andavano a prendere Antonio Ricche, scusatemi, Corvino, la contessa Pellegrini in montagna, quella sera Formia era bombardata. È uno stillicidio continuo. Ma non perché è importante questo territorio, ma perché questo territorio serviva da specchietto per specchietto delle allora. E cioè serviva durante l'operazione Avanti a fare in modo che i tedeschi si concentrassero in questa zona e lasciassero libero la stessa zona, ma anche lo stesso è successo per quanto riguarda l'operazione Schindler. E se noi facciamo un rapporto e vediamo l'intensità dei bombardamenti agli inizi di settembre, nel mese di gennaio e poi successivamente con la diadema che sarebbe l'attacco alla linea Gustav di maggio, vediamo che i bombardamenti, a seconda delle necessità, si concentrano in quelle date e a seconda delle necessità sono dal cielo nel mese di settembre, dal mare nel mese di gennaio, da terra nel mese di marzo, aprile e maggio. Non sono casuali questi dati che vi sto dando. Ricordate che Formia conosce gli eventi bellici per la prima volta dopo 82 anni di sereno sviluppo. L'ultimo contatto con la guerra Formia lo ha il 6, 4, 5 e 6 novembre del 1861 con la battaglia di Mons. La prima guerra mondiale sarà fortissima, grandissima, enorme, ci saranno le ripercussioni, ma noi non lo conosceremo direttamente. Per cui la condizione in cui i formiani si trovavano in quei mesi, a partire dal mese di luglio, quando ormai si vedeva che le azioni, che ormai gli eventi stavano accelerando, perché in tutto il milione di anni aumentavano i bombardamenti, le forze alleate avanzavano, la condizione dei formiani è una condizione di serenità. Io ho tratto alcune testimonianze dal libro Io c'ero di Giovannino Bove, che è un testimone eccelso di quei giorni, oltre che un raccoglitore di informazioni e di notizie. Lui, tra le altre cose, nel 2008 ha tenuto qui una lezione su questi eventi, memorabile, e io ho paura oggi di parlare di queste cose, proprio facendo riferimento a quello di cui lui aveva parlato, facendo vedere le fotografie, allora documenti inediti. E lui ci racconta in questo testo, Io c'ero, ci riporta una serie di testimonianze, testimonianze di cittadini che hanno vissuto quella tragedia. E Giovanni Mattese, che non è uno spettatore anonimo, è una persona che conosciamo tutti, è stato sindaco della città, che sicuramente è stato un attento osservatore, ragazzo, giovane di quegli anni, ci dice appunto che negli anni 40, il 31 del mese di agosto, rappresentava inevitabilmente la fine dell'estate, bello e caldo che fosse il tempo, calava il sipario sulle vacanze e bisognava mentalmente prepararsi al nuovo anno scolastico. Così stando le cose, né vera possibilità di contestazione, il mese di settembre veniva vissuto per gran parte della giornata nella villa comunale, centro di raccolta degli studenti, senza distinzioni di età. Ogni gruppo si ritagliava civilmente un proprio spazio. Ogni tanto c'era la lettura di qualche straordinaria pagina della Gazzetta dello Sport, portata da Ubaldo Petrone, oggi l'ingegner Petrone.
La villa comunale dunque era teatro di assembramenti, quello mattutino sino alle ore 12 e il pomeridiano dalle ore 15 alle ore 20. I grandi si incontravano invidiati dalle ore 18 alle ore 21. Lui parlava così ed era il pomeriggio dell'8 di settembre quando Collello Franzini, professor Franzini con Ubaldo Petrone e qualche altro si godevano il silenzioso dolce, godevamo, diceva lui, il silenzioso dolce pomeriggio, seduti sui muretti di cinta della villa comunale. Anche fra noi quindicenni la preoccupazione per l'andamento della guerra era più che evidente, ma nessuno avrebbe immaginato cosa sarebbe accaduto in quel tragico settembre. E qualche giorno prima, il 5 di settembre, un inviato del Messaggero da Itri mandava questa nota quasi con sconcerto dicendo: denunciava che alcuni cittadini in questa zona, nonostante i continui richiami delle autorità, continuano a non curare le norme sull'oscuramento, e specie poi durante gli allarmi. Non una sola volta, si rammaricava l'articolista, si è dovuto constatare che nonostante la presenza di aerei nemici nel nostro cielo, diverse luci continuassero a brillare, e in modo più che appariscente, come se nulla fosse. I formiani, gaetani, vitrani, la gente di questo territorio, era tranquillo. Anzi, quando alle 19.43 Badoglio annuncia alla radio l'armistizio, è felice, è festante, la guerra è finita, gli americani stanno alle porte, arriveranno fra qualche giorno e saremo finalmente liberi. In realtà una avvisaglia c'era già stata precedentemente, perché il 6 di settembre, in realtà, alle 2:30 del pomeriggio, precisamente alle 14.24, un'incursione di aerei B-17 americani, una vera e propria squadriglia organizzata, in realtà lanciano un po' di bombe, circa 40, nel tratto di mare che sta tra il porto e il Marchione è quella zona che si trova al di sotto di Piazza Mantegna, un po' prima, tutta quell'areale lì. Lanciano 40 bombe, non succede nulla perché in realtà le bombe vanno a mare, c'è un po' di impressione, ma la gente non si scompone, tanto gli americani stanno per arrivare. Sono i primi elementi dell'arrivo, le prime avvisaglie dell'arrivo degli americani. Ma tutto completamente diverso in realtà. La notte tra l'8 e il 9 di settembre, Formia comincia a conoscere la vera realtà. Guardate, un'ora prima, in realtà sono, scusate, vedo, sono le 3, le 28 settembre, sono le ore 22 dell'8 settembre. Inizia l'operazione Asse da parte di Kesselring, che mette dopo appunto l'armistizio in allerta le sue truppe, chiedendo a loro di presidiare i territori e di sostituire gli italiani. L'armata, la divisione di Hermann Göring, che stazionava nella zona di fondi, comincia a scendere, comincia a prendere possesso del territorio. In realtà fino ad allora pochi drappelli avevano presidiato il nostro territorio, in realtà vi era il porto di Gaeta dove c'era la stazione navale italiana con delle fregate, delle corvette, vi era il battaglione di armamento costiero con circa 1.000 uomini che aveva la sua presenza di comando a Idri, esisteva il centro di comunicazione che controllava a Formia, che controllava la comunità degli Aurunci, ma erano poche cose, in realtà il rapporto con i tedeschi era abbastanza tranquillo. In realtà la città era, non era presidiata, ma tutto cambia in quella notte. Alle 19.45 l'annuncio dell'armistizio, alle 10 inizia l'operazione Asse, alle 2.45 inizia il primo grosso bombardamento della città. Attenti, alle 3.30 a Salerno prende avvio lo sbarco e quindi l'operazione Avanza. Sono squadrini, sono bombardieri dei Wellington inglesi che bombardano Formia e creano il panico tra la popolazione, perché in realtà l'obiettivo non è ancora il centro cittadino, in realtà l'obiettivo è ancora il fondo mare esterno, quasi a forma di barriera, e soltanto alcune bombe cadono nella zona sempre di Piazza Mattei, la zona della traversa con la Grosso, e alcune, pochissime, sparute bombe nella zona di Pagnano, una delle quali colpisce anche la stazione ferroviaria. Siamo nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Però quello che sconvolge è che per la prima volta
California ha dei morti, sono due persone, un uomo e una donna, Augusto Di Nuccio, un ragazzo di 29 anni, e Rosaria Pellegrino, di 43 anni. I feriti saranno una quindicina. Questo è, diciamo, la presa, questa è la presa di coscienza di quello che sta avvenendo. Ma non è ancora avvenuta la tragedia, in realtà. La mattina del 9 la gente è sconvolta, cominciano i primi attacchi di panico, alcuni cominciano ad organizzarsi, cominciano a decidere ormai l'evacuazione della città, perché si rendono conto che non era come avevano pensato. Cominciano a organizzarsi per lasciare la città e dirigersi nelle zone più protette della città stessa, sotto la galleria sotto Castellone, la zona della Salit, della D'Agostino, dove sono le cave di argilla. Alcuni già cominciano a pensare di andare proprio via e quindi cominciano a organizzarsi per evacuarsi verso le colline, la zona di Marano, la zona di Castello Onorato, altri ancora verso la zona di Itri, quindi Acerbara, Piroli, quel tratto. Quindi si vede la città in fermento, comincia a rendersi conto che le cose non stanno come loro avevano pensato fino al giorno prima. E questo è la realtà, perché la sera stessa, alle 23:30, un ulteriore bombardamento della città e ancora una volta, quasi destino, le bombe vanno solo a mare. Ma la tragedia avviene il giorno dopo. La tragedia avviene il giorno dopo. Il 10 di settembre, venerdì, alle ore 11, inizia il primo grande vero bombardamento di Formia. Questa volta l'obiettivo è il centro cittadino. Guarda caso, proprio a quell'ora, tra le 11 e le 11:30, Formia è attraversata da una cospicua colonna della divisione Panzergrenadier, che nel frattempo si era riorganizzata e stava procedendo per andare verso Napoli per contrastare gli americani nell'operazione Avanza. E probabilmente il terribile bombardamento del 10 mattina non è dovuto tanto alla necessità di bombardare la città di Formia, ma è essenzialmente legato al fatto che gli alleati in quel frangente volevano colpire la colonna corazzata che stava muovendo verso la campagna. Sono le 11:30, la parte della città che viene colpita è il Borgo di Nuova, essenzialmente. C'è tutta quanta la zona che va dal Mercato Vecchio, cioè sarebbe la zona oggi di Piazza Risorgimento, fino al Largo. La devastazione è tremenda, è terribile. Tutto il quartiere viene completamente devastato. Il tessuto urbano di Nuova veniva sconvolto, tutti i palazzi compresi nella zona fra il Mercato Vecchio, Piazza Risorgimento, Via Ferruccia e Via Paletosti furono colpiti. Il ponte di Nuova crollò sotto le bombe, gli edifici del pastificio Paone e dello stabilimento di laterizi della città d'Agostino riportarono danni irreparabili. La chiesa di San Lorenzo e San Giovanni venne completamente distrutta. La popolazione civile duramente colpita, 200 feriti, 75 morti. Stime approssimative, perché si parla solo di civili, non si sanno i militari italiani e i militari tedeschi che erano a distanza. La popolazione entra nel panico, cominciano i primi saccheggi, cominciano le prime forme di sciacallaggio, ci si rende conto che siamo in guerra. È un'azione terribile, devastante. Ed è il primo atto a cui seguiranno poi, come vi ho detto, in modo come uno stillicidio, sistematicamente una serie di bombardamenti giorno per giorno. Ma ai bombardamenti, alla distruzione di un dal cielo, si aggiungono quelle che sono poi le attività di terra da parte dell'esercito. Infatti, non a caso, dopo il bombardamento del 10, immediatamente il giorno dopo, l'11, c'è il primo rastrellamento a Gaeta e il giorno 12 a Formia. 500 persone radunate sotto la galleria di Castellone. Qual è? È un vero e proprio rastrellamento. L'interesse dei tedeschi qual è in questo momento? È quello di trovare personale adeguato, quindi forza lavoro, per poter cominciare a riparare i primi danni portati dai bombardamenti, per creare condizioni di difesa. Loro hanno interesse da una parte alla costruzione di una barriera di fortificazione lungo la costa. Iniziano, come si dice, le barriere antisbarco con laminatura di tutta
la costa che va da Scauri fino a Sera. Ma hanno anche interesse allo sfollamento della popolazione civile e quindi accentuano in qualche modo la fuga dei cittadini della città. Alla fine noi vedremo che Formia subirà un complessivo numero di sfollati di circa 5.000 persone. Una città che ha poco più di 15.000 abitanti, un terzo della popolazione è sfollata. Ricordate, 1.494 morti. Un decimo della popolazione farcigliata dalle bombe. Quindi lo sfollamento del 12 settembre, un altro sfollamento avviene il 24 settembre, tutti vengono radunati presso quel famigerato casello al chilometro 123 che si trova verso la stazione di Itri, dove, che diventa il punto di raduno di questi rastrellamenti e di questi sfollamenti, dove la gente viene presa e portata con forza verso altre destinazioni, lo stabilimento Breda dopo Latina, che ormai è in disuso, oppure verso le città di Ferentino nel Frusinate o di Cesano verso Roma. L'idea degli sfollamenti è quella di svuotare le città per avere una, diciamo così, una facilitazione nelle manovre da parte dei tedeschi, ma nello stesso tempo è anche quello di disgregare un tessuto umano, civile, delle relazioni che potrebbero creare problemi. E questo si innesca con quello stellicidio continuo. Ancora il 29 di settembre c'è un nuovo comandamento aeronavale, quindi da mare e dal cielo. Tutto avviene nella notte, dalle ore 22.15 alle ore 23.35. Un'ora e mezza di bombardamento. Per la prima volta il bombardamento si sposta dalla parte bassa della città, sempre di più verso la passe alta. Viene bombardata completamente via Vitruvio, viene colpito il palazzo comunale. Tutta la via Appia interna viene colpita per la prima volta. L'episodio più grave in quel giorno, ed è quello che si ricorda, che viene riportato dalle cronache, è la morte di 30 persone che erano assemblate in una mandria nella zona di Santa Maria la Noce. Muoiono tutti e 30. In quella giornata, il giorno dopo, c'è un evento emblematico. Il comune di Formia viene spostato. Viene portato nella zona dei 25 ponti. C'è un documento nell'archivio storico, abbastanza guardate, l'archivio storico, anche questo è un po' una cosa strana, no? Perché ha guardato, io l'ho guardato cercando documenti per questa lezione e per altre cose, vi è poco o nulla. Le delibere finiscono di essere compilate nell'agosto del 43 e ricominciano nella metà, il 20 di gennaio del 44. Le poche delibere che vengono fatte in realtà riguardano i dipendenti, cioè atti eroici, aumenti di pensioni, aumenti di emolumenti, ma della guerra non c'è luce, c'è solo una in cui il podestà, che è Pasquale Cardinale, quel frangente, in quegli anni, dice proprio questo: siamo stati costretti a spostare il comune in una zona che lui chiama Lama Bianca, che è sotto la zona di Piroli, dalle parti dei 25 ponti. E quindi il comune è dislocato in quei frangenti all'interno di alcune mandre, si portano i documenti necessari, si cerca di salvare il più possibile di quello che rimane dell'anagrafe civile, dell'anagrafe dello stato civile, ma questo è un atto emblematico. Il comune viene buttato via dalla città e viene installato in una zona di Lama Bianca, ai 25. Il 30 settembre, ormai non vi dico più le date dei bombardamenti, capite, che sono costanti e continui, viene colpita la chiesa di Santa Teresa, dopo la chiesa di San Giovanni e di San Lorenzo, il 30 settembre, la chiesa di Santa Teresa viene colpita. Viene sfondato il tetto, viene distrutta tutta quanta la parte della copertura, alcuni arredi interni, anche questo è un altro simbolo della città. Guardate, i danni che verranno fatti al patrimonio culturale, non soltanto a Formia, ma in tutto quanto questo territorio, sono stati ingentissimi. Il ponte del Garigliano,
quello borbonico costruito nel 1824 viene distrutto. La torre di Pandolfo Capodiferro, che era stato un simbolo della cristianità nella battaglia del 900, dopo la battaglia del 915 contro i Saraceni, viene distrutta. Però dobbiamo dire, grazie a Dio, un altro simbolo importante è Gaeta, il campanile della cattedrale, miracolosamente rimane intatto. Le bombe cadono a 3 metri, a 5 metri, a 6 metri, attorno al campanile, ma non lo colpiscono. Questa è una fortuna. Però intanto nel tempo le bombe colpiscono la tomba di Scirone nel bombardamento del 18 febbraio, colpiscono l'epitaffio di Afan dei Vera nel marzo, che noi non conosceremo più perché non sarà più costruito. È questo monumento nella zona alta di Rialto, all'inizio della via Appia, diciamo, dopo il ponte, che faceva un po' da ingresso alla città, dal nord. Ma la cosa che rimane costante è che i bombardamenti diventano sempre più intensi proprio in relazione di queste date. 9 di settembre, il 12 di ottobre la linea sul Volturno, il 5 di novembre la linea Berna, e sistematicamente coincidono le date tra l'acuirsi dell'attacco alla città e quello che avviene nel suo contesto generale. Ma la cosa più terribile di quei giorni è che i tedeschi non si limitano agli sfollamenti e ai rastrellamenti, che sono già gravissimi. Attaccano la città, il tessuto urbano della città nel cuore. Ormai sappiamo che Paola distrutta, Sari distrutta, D'Agostino distrutta. Minano i 25 ponti, prima 5 arcate a settembre, poi altre 9 arcate a novembre. Ma l'atto più efferato è la distruzione sistematica del centro cittadino. A metà di settembre, tra il 19 e il 21, le banchine del Molo Mercantile Nuovo e il Porticciolo Caposella vengono minate e fatte saltare in modo sistematico. Il 25 di novembre cominciano a far saltare le cosiddette, le chiamano loro, le direttrici stradali, che sono essenzialmente via Rubino e via Vitruvio. Il 25 cominciano con via Rubino, il 10 di dicembre continuano con via Vitruvio, e con la distruzione delle case di via Vitruvio, Colagrosso, Costa, Ruffa, Pecorini e via dicendo, vengono distrutti il liceo, che era stato fatto nel 1927, e il teatro, il liceo che si trovava nella zona dove oggi abbiamo dove sono le poste, e il teatro costruito all'inizio del Novecento, che si trovava dove oggi troviamo il banco di Napoli, la biblioteca. Scusate, il banco di Napoli, giustamente, Claudio, mi fa notare la nostra biblioteca. Quindi vedete che la distruzione è forte della città, ma è forte anche il senso di abbandono, di cui parleremo fra poco, dopo il contatto ucciso, venne ucciso a Fondi con una pistolettata sulla fronte e una pistolettata all'interno dell'orecchio, e simbolica perché indicava le spie e indicava i delatori. La storia è finita bene per la famiglia di Luigi Papa, la storia era finita male per la famiglia di Antonio Ricca. Il ricordo è ancora profondo, è ancora forte, è ancora presente nella comunità cittadina. Molti testimoni di questi eventi sono ancora vivi, bambini allora, anziani oggi. Quando io hanno saputo di questa cosa, quando io ho detto di questa cosa, ho cercato questa cosa, però tante persone che mi hanno raccontato, hanno parlato, c'avevano voglia da dire, quindi forse su questo va fatto un approfondimento, una ricerca per capire.
capire veramente poi quello che è avvenuto. Come capite bene, non è una storia partigiana, è una storia brutta, è una storia voluta da personaggi squallidi come Rocco Palmieri, come il Claudio Rocco Franco Palmieri, il Claudio del Giudice, che cercavano vendetta nei confronti di persone oneste, cercavano quella vendetta probabilmente che li sembra quasi che li appagasse in un odio profondo, ma anche la necessità di, e sono convinto di questo, di mettere le mani su probabili ricchezze, su probabili tesori. Tanto è vero che loro razziarono queste contrade, e non soltanto Marano, Trigo, ma anche Fofia, ma anche Idri, costantemente per oltre 5 mesi. Ma continuiamo la storia che stavamo raccontando prima. Abbiamo detto la città era sbigottita, era stremata. In effetti, quello che possiamo dire, sbigottita e stremata, essenzialmente era una città vuota. Le persone l'avevano abbandonata. Le condizioni erano terribili. Ferrolino del Scarpellino, sempre dalle testimonianze che io cerco, ci dice di quei giorni, del periodo di ottobre-novembre, cominciò la triste storia. Le nostre case e i nostri beni divennero oggetto di preda e di scambio. La mobilia fu sfasciata e gettata dalle finestre e dai balconi. I tedeschi ne fecero legno per scaldarsi mentre noi moriamo di freddo. I materassi furono portati nella galleria sottostante alla piazza Sant'Erasmo. Le coperte di seta, capo prezioso, dei correnti delle donne formiane servirono a tappezzare le pareti della galleria e tante altre cose furono portate in Germania ad arricchire le loro case. Gli uomini erano oggetto continuo di rastrellamento, mentre le donne per la disperazione affrontavano tanti pericoli. Mia madre rischiava per proteggere me, era sempre in ansia ed in movimento. Ora mi sto ricordando un episodio che forse farà ridere, ma che il disastro causò. Alcune donne in cerca di cibo trovarono della pasta e della polvere bianca. Con gli occhi dilatati dalla speranza, condirono la pasta con quella polvere che credevano fosse sale. Ahimè, era concime bianco. Alcune di esse morirono. Lei nomina la Galleria di Castellone, la Galleria di Castellone che è stata anche quella, diciamo, testimonio di un altro degli atti, diciamo così, efferati che vennero compiuti in questa zona e che tanto toccava la sensibilità poi successivamente, quello di Ernesto Nipote, questo giovane ragazzo, soldato ad Ancona, che si rifiuta di accettare il reclutamento nella Repubblica di Salò e quindi decide di scappare, di ritornare a casa, di ritornare a Formia. E il 4 dicembre, proprio durante un grosso bombardamento, nella mattina, tutti cercarono riparo in quella galleria, la galleria ferroviaria da Formia Gaeta, nella zona di pietra composta, e il resto era tra di loro. Ma finito il bombardamento, i tedeschi, come sempre, in queste occasioni, approfittavano per fare i rastrellamenti, perché nel momento in cui la popolazione si armava, si metteva in sé, cercava di stare in luoghi. E durante uno di questi rastrellamenti, proprio all'uscita della galleria, Ernesto Nipote si trovò davanti ai tedeschi. Sapeva che era finito perché lui era un disertore dell'esercito italiano. Oltretutto si era dato alla macchia, viveva in montagna. Era sceso per trovare la madre, Giuseppina Treglia. E quindi cercò la fuga, ma non riuscì a scappare. I tedeschi lo uccisero, lo fucilarono e lui morì tra le braccia della madre. 4 dicembre del 1943. Di questi episodi non me ne furono tantissimi, perché non mi fu una lotta partigiana, perché non mi furono delle contrapposizioni vere e proprie. Però, per esempio, sappiamo che il professor Del Re, che era il preside del liceo, rischiò di fare la stessa fine di Ernesto Riposo, tanto perché si era trovato all'interno di una zona assolutamente vietata, perché vi era un nucleo di mitragliatrici, e anche lui subì la stessa sorte. Ad avermi salvato era il 13 ottobre del 43, poco prima dell'evento di Antonio Ricca, e venne salvato nonostante l'avessero preso e volevano fucilarlo proprio dal podestà Nicola Carminaro, che riuscirono a toglierlo dalle mani dei tedeschi, lo nascosero in una cisterna nel famigerato ferroviario, nudo ferroviario, casello ferroviario 123, lo fecero poi scappare per Roma. L'episodio del Re è un episodio emblematico. Perché un episodio emblematico? Perché ci pone un po' in
regime, ha scelto di essere potestà di educazione, però si trova in quei giorni ad essere forse un baluardo e a sentire fortemente la responsabilità sulle spalle del grave disagio in cui si trova la popolazione. E il 27 dicembre, durante una acquisizione da parte tedesca che veniva quasi giornalmente, e quel giorno avevano requisito le scorte alimentari, portandole via, che erano destinate a qualche caso alle frazioni di Manano e Trini. Era comune da parte dei tedeschi in quel periodo fare queste cose. Lui si oppone e scrive al prefetto Laghi, a Latina, e le parole che rimangono famose, le dico solo perché sono famose: non sentite la vergogna di affamare la gente. Non sentite la vergogna di affamare la gente, perché la gente era veramente affamata. E la condizione di questa città era tale che le relazioni sociali, come vi stavo dicendo, si erano spostate dalla città alla montagna. In quel momento il luogo in cui si viveva, dove avvenivano i rapporti, gli incontri, gli scambi, la possibilità di sopravvivere, era la zona montana. Era la zona che si trovava tra Acquaviva, Monteregole, Pornito, Lauciano. E non a caso quegli episodi che vi raccontiamo, come l'episodio di Antonio Ric, l'episodio ancora della fucilazione a Lauciano ed altri, avvengono proprio in questo quasi luogo assurdo di relazioni. La montagna, che era destinata a essere serena, tranquilla, a vivere nella natura, è assolutamente incontaminata, in questi 8 mesi diventa il luogo delle relazioni umane. Lì vi sono sfollati del territorio, vi sono sfollati che vengono da Roma e da Napoli, vi sono fuggitivi dell'esercito italiano, che abbiamo visto come il tenente Corvino, che convivono, vi sono addirittura tenenti inglesi e americani, paracadutisti, che convivono tranquillamente con la popolazione. Forse qualcuno di questo lo conosceremo al 18, perché ci sono state delle relazioni da parte del nostro sindaco con un testimone, appunto, caracadutista americano che è ancora in vita e che ha scritto e che ha raccontato, addirittura ha fatto un video su questi territori, sulla sua esperienza in questi territori, così come un libro è stato scritto da un tenente inglese ormai morto. Insomma, vedete, la vita scorreva in altura, la città era morta. E in questo terribile momento un altro evento scuote fortemente questo luogo, ed è l'eccidio della Costarella del 26 novembre del 1943. Forse è stato l'atto più efferato, perché è stato determinato e voluto. Uno dei pochi veramente determinanti e voluti. La mattina del 26, 50 SS organizzate decidono un rastrellamento nella zona di Trivio, perché hanno sentore che in quella zona c'è un gruppo di partigiani. Alcune testimonianze racconteranno che effettivamente in quei giorni a Trivio passa un gruppo di partigiani che si trova in una zona di Monte Civita dalla parte di Spina, che attraversano questo territorio. Circondano il paese, piantano dei nidi di radiatrice, uno su Campesa, un altro nella zona di appunto le Costarelle, un altro all'inizio di questa civiltà di Marano, lo assediano e cominciano un terribile rastrellamento. Alcuni cittadini vanno in fuga, sono soprattutto uomini, cercano la loro libertà, sono 6, e si dirigono dalla parte alta verso la Costarella. Altri 2 scappano verso giù, verso Campesa, in una zona che si chiama Smerza. La Costarella è, se voi vedete la piazza di Trivio, c'è una strada principale che è accanto al fontanile, sale su e va verso la montagna, mentre le Smerze sono quella zona che chi conosce Trivio, dove sta l'attuale forno, al di sotto del forno. E queste persone cercano di scappare, di fuggire, di non essere catturate, ma il destino, scusate, non gli viene incontro. Sono questi: Lucetta Angelo, filosofo Ricci, filosofo Giovanni, filosofo Francesco, Guglielmo Antonio, Cassilio Cardillo, che moriranno fucilati su alla Costarella, e Marciano Salvatore e Lagni Alfredo, che saranno morti, no, Ersilio Filosa e Alfredo Lagni alle Smerze, e gli altri su alla Costarella. Il racconto è inutile che
il racconto di Francesco Centola, che così ci racconta quel giorno. Dopo alcuni giorni, infatti, è precisamente il 26 novembre del 43, alle prime luci dell'alba, squadroni di SS circondarono Trio, rastrellando giovani ed anziani, tra il pianto disperato delle donne e dei bambini. Radunarono nella piazza più di 500 uomini catturati anche sulle montagne, nelle campagne e nei centri abitati di Castellonato e Marano. Alcuni tentarono di fuggire, ma altri furono falciati senza pietà dalle affiche della loro mitra. Quel triste giorno fucilarono anche due formiani, 7 trivisi e 2 giovani di Castellonato. Ecco, l'eccidio delle Postarelle è uno degli atti che l'amministrazione di Formia ha ricordato il 26 novembre, e un altro degli eventi, delle situazioni che ci fanno comprendere quella che era la condizione di questo territorio. Siamo a novembre, passa dicembre, e col nuovo anno in realtà le cose non cambiano, se non per un fatto, e cioè per il fatto che nei mesi di febbraio, marzo ed aprile sul nostro territorio continuano giornalmente a cadere delle bombe, ma il fronte occidentale, quello della costa, è completamente stagnante, perché il 22 di gennaio c'era stata l'operazione Scindolo, la conquista di Anzio, Campo Leone, Aprilia, e quindi le quattro battaglie di Cisterna, quindi si era spostata in quella zona il fronte, diciamo così, atto di guerra che dura dal 22 maggio fino al 4 marzo, quindi circa un mese di battaglie tremende su quel fronte, e quindi in quel periodo, come potete vedere da queste a sostegno della tesi che dicevo prima, guardate bene, dal 22 gennaio, questo febbraio e marzo, guardate come si incentivano i bombardamenti aerei, navali e terrestri. In questo caso la condizione è ancora particolare, perché se vedete bene, in realtà non sono più gli aerei a fare danni, ma sono essenzialmente le navi, i bombardamenti navali. E questo ci fa capire bene che quello che subiamo noi in realtà è di rimando in rapporto a quello che sta succedendo a nord, perché avviene nel Mediterraneo, davanti alle coste di Gaeta, una vera e propria battaglia navale, in sostegno appunto delle operazioni Schengen e dello sbarco di Anzio. E quindi la necessità di bombardare questi territori non erano più quelli di distogliere i tedeschi dall'attenzione sopra, ma erano quelli fondamentalmente di bloccare il passaggio delle armate tedesche che rimanessero collegate a questo territorio e non potessero andare in sostegno della presa di Cisterna, delle quattro battaglie di Cisterna, della presa di Campo Leone, della presa di Aprilia. In quel periodo gli eventi più importanti sono essenzialmente quello più efferato, quello del 18 aprile del 43, quando 26 operai che erano stati rastrellati dai tedeschi per mettere a posto le solite macerie nella zona di Rialto, e si trovano infatti sul ponte di Rialto a fare questo lavoro, con un bombardamento navale vengono colpiti e sono 26 operai che muoiono insieme in questa operazione. Ma arriviamo a questo punto al mese di maggio. Le operazioni ormai sono, diciamo, da parte degli alleati ben definite. Il fronte principale ormai, dopo aver conquistato la parte alta e la via del Bomo, ormai è libera, e se essersi posizionati, avendo superato la linea del notturno, la Barbara, la Bernard, ormai è la linea giusta. E l'operazione che viene messa in piedi è l'operazione che prende il nome di Adema, di Adema. E tutto comincia l'11 maggio del 1944. Lo sfondamento del fronte vero e proprio avverrà il 16 maggio, ma l'11 maggio, alle ore sempre notturne, alle ore 23, c'è l'attacco alla linea Mustafa. E
l'attacco viene appuntato, la linea Gustav era la linea di fortificazioni più importante che correva da Ortona in Abruzzo fino a Castelforte sul Garigliano a Gaeta. Le forze in campo erano notevoli. Da parte dei tedeschi erano la Panzergrenadier, l'Hermann Göring e la Panzer Division, che erano forze fanteria di terra e artiglieria essenzialmente. Da parte degli alleati vi erano essenzialmente americani, francesi e inglesi. Gli inglesi con il decimo corpo si occupavano soprattutto del parte nord verso Cassino. Nel nostro territorio operavano essenzialmente il CEF, che era il corpo d'armata francese, il CEF, il corpo di spedizione e spedizione francese, guidato dal generale Juin, famigerato, poi diremo perché, e il secondo corpo d'armata, che era parte integrata della quinta armata, che poi opererà su tutto quanto il fronte. Il corpo francese era formato essenzialmente appunto da truppe straniere magrebine, noi conosciamo i famigerati marocchini, in realtà erano marocchini, algerini e tunisini insieme. L'11 di maggio l'attacco è sferrato proprio dalle forze francesi. La direttrice è Castelforte e tutto il fronte meridionale nella zona che va da Valdemaio, Minturno, Santa Maria Infante e appunto Castelforte. Il 13 maggio Castelforte viene liberato dai francesi, il 14 maggio viene liberata Santa Maria Infante, nella mattinata del 15 maggio viene liberato Spigno e a questo punto le forze si dividono. Mentre le forze francesi, quelle del CEF, prendono la strada a nord del Monte Luce e seguono quella che si è chiamata la linea rossa, era stata quasi predisposta una linea di demarcazione che, se vogliamo in qualche modo definirla, partiva da Spigno, Monte Civita, Monte Sant'Angelo e andava su Monte Regole, dove sta una Nanoesi e Fraino praticamente. Voi avete presente dove è la casa forestale di Acquaviva, in realtà la montagna è a ridosso. Questa era la linea rossa. A nord della linea rossa operavano i francesi, a sud della linea rossa operavano gli americani della seconda armata, 85esima e 88esima divisione. Dopo la conquista appunto di Spigno, i francesi si dissero della zona a nord della linea rossa e quindi essenzialmente Spigno e Speria, campo di merda. E questo fu per noi la salvezza. Perché vi richiamo a quello che vi dicevo prima, cioè le relazioni più importanti in quel momento, la popolazione stava aumentando. Cioè la quantità, erano in quella zona che vi sto raccontando. E grazie a Dio per quello che è successo, che tutti sappiamo, non vi sto a dire, quello che hanno fatto, i marocchini, i tunisini e gli algerini passarono dal di là, schivando completamente il grosso della popolazione che vive in Italia. Soltanto alcuni casi toccarono la zona di Acquaviva e toccarono donne poche. Manolesi e di Tiglio, quindi studi, stiamo parlando di studi e decine fondamentalmente, il grosso venne fatto sulla popolazione di Spigno, di Esperia e di Campodoglio. Dalla parte nostra, come abbiamo detto, il fronte era essenzialmente americano. Una parte del fronte si incanalò nella zona tra Campese e Monte Sant'Angelo, fondamentalmente la 85esima divisione, è quello che noi chiameremo il fronte montano. Il 16 maggio, dopo aver passato il 15 passa Spigno, Santa Maria Infante, come ho detto, il 15 notte attaccano la strada morale. È l'unico momento in cui qui a Formia, nel nostro territorio, ci sono delle scaramucce e ci si sparano le bombe. L'attacco a Castello Morato, che viene liberato il 16 maggio. Il fronte al mare, cioè l'85esima e l'88esima divisione, staziona fondamentalmente nella zona di Penico, dove stanno le cave di Saltarelli, in
in attesa di un aggiramento, aspettando che le forze di montagna possano scendere per Campese e loro avanzare sul fronte di mare. I tedeschi capiscono, parliamo della Panzerbrigade 94esima divisione, arretrano verso Formia e nella giornata del 17 gli americani scendono, conquistano Marano e nella giornata del 18, dopo che i tedeschi, che hanno capito ormai quello che sta succedendo, hanno abbandonato Formia, l'avanzata viene verso mare, quindi da Penitro, tutta la zona di Santo Ianni, e entrano a Pernuola e lo scenario è quello che conosciamo bene, che in qualche modo sorprenderà anche gli stessi americani, che non avevano proprio idea di quello che avessero fatto in questo territorio. Nel frattempo bisogna dire che Castellaurato e Trivio, in due momenti diversi, nel mese di gennaio, uno il 16 di gennaio e l'altro in un'altra giornata che non ricordo bene, anch'essi sono stati bombardati pesantemente. La città verrà completamente distrutta e ancora oggi ne porta le rovine. Trivio verrà distrutta per il 50%. In realtà la distruzione di Formia toccherà l'80% del tessuto urbano. Parliamo di 1.494 morti su circa 16.000 abitanti, di 4.500 sfollati. Io ho fatto una divisione, i dati che vi riporto, devo ringraziare Giacinto Mastrogiovanni, sono i dati riportati negli anni 60 dal Ministero dell'Interno, sono quelli più ufficiali e sono riportati così come ve li do: morti per imbragliamento, scoppio di mine, morti per epidemia a Bari, morti per fucilazione, deceduti per malaria o morbo delle macerie. Questa è una cosa terribile. Sapete che cosa è il morbo delle macerie? Anche io so qualcosa su questo. Per schiacciamento, per soffocamento, cioè persone che sono morte sotto le macerie, per il crollo delle case, per il crollo dei corpi, per il crollo dei morti. 250 dispersi, parleremo di circa 500 feriti, ma questi vanno aggiunti poi i militari italiani, i militari tedeschi. La conta esiste, ma che non risultava. Lo scenario che si presenta alle truppe alleate è questo. Questo che vedete è via Ferrucci e la zona di piazza di Giacimento, la dove si muove, guardate, ci fa vedere, ci in qualche modo ci fa capire bene il territorio. La casa di Gabriele Danella, che ringrazio perché è stato Gabriele a farmi ritrovare i diari di cui abbiamo parlato questa sera, non esiste al l'angolo lì, oggi c'è il bar, andando avanti. Questa è il comportamento della notte, del 10, scusate, a Badetosta, che è precisamente il luogo in cui si trovava la chiesa di San Giovanni e Lorenzo, che non esiste più. Andando ancora avanti, questa, come vedete bene, è la parte di via Fratosta, quella che era di Apulia, un tempio dei Provenzali, il palazzo del Barone Tosti. Oh, c'è il mare, perché sapete bene che oggi c'è la paura, l'invito alle macerie della città. Andando più avanti, questa è la zona di piazza Santa Teresa, di Vitruvio, dove era il liceo. Quei buchi che vedete sotto le macerie sono la mensa e la cosa del liceo, e la mensa e la palestra del liceo. Di fronte, vedete, ancora ci sono gli autobus elettrificati, che allora guardate sulla sinistra, guardate sulla sinistra, via Rubino non esiste più, vedete che via Rubino non esiste più, infatti guardate che cosa succede. Questa è piazza Santa Teresa, sulla destra il palazzo dove era la gelateria oggi, e quella è via Rubino, qualche giorno dopo che gli americani l'avevano ripulita in realtà delle macerie, e ho fatto vedere questa fotografia che è sconcertante, c'è un vuoto totale. Questa strada tra il 25 novembre e il 30 novembre viene completamente minata e distrutta dai tedeschi. Ancora, questa è la zona del Marchione, sempre con il bombardamento della 10, la zona che stava sotto, stava stando sotto di Piazza Mattei, quella zona lì, come si presentava.
completamente distrutta. Per concludere, la parte alta di via Rubì, la zona di Piazzetta dell'Uomo e la zona di Via. Le ferrovie, i binari che vedete lì, qui siamo già in fase di ricostruzione, sono i binari della piccola ferrovia che viene costruita dagli americani per poter spostare le macerie e poter portare da una parte all'altra della città, quindi poter spostare praticamente la città. L'entrata degli americani viene accolta gioiosamente dalla popolazione, neanche a dirlo. Alcune immagini, anche qui, la zona di San Treano, la spiaggia, non stanno vedendo il mare, stanno avanzando, no? Anche questo. Qui siamo nella zona dove oggi si trova Palazzo Orlando, sono i carri armati che stanno entrando in città, avanzano nella zona del comune, qui siamo nella parte dove oggi è più o meno il Tirreno, questa è via Rubino, Piazza Matteo, zona di Piazza Matteo, e scusate, ad Algisa Panna, un'altra delle testimoni, trovate da Nino Bover, descrive così quel giorno: assistemmo poi alla ritirata dei teschi, che quasi tutti, più che ragazzi, dimessi dall'area sofferente, a piccoli gruppi si allontanavano da Formia. Solo dopo qualche giorno, dalla terrazza di Magnano, vedevo spuntare gli americani, quindi venivano dall'alto, che salivano dal tracciato della ferrovia distrutta, su per la voragine di Piazza Sant'Erasmo. La popolazione, prima circospetta, sparuta, cominciò ad uscire dai rifugi e scese poi in paese. Guardate, circospetta, sparuta, scese in paese, ridotto ormai ad un cumulo di macerie. Il comando americano si insediò nel locale della piazzetta del municipio, uno dei pochi edifici rimasti in piedi, e cominciò la ricerca di persone già alla loro notte, di cui avevano la lista. Dalle votazioni della giunta, qualche giorno dopo, risultò sindaco l'avvocato Tommaso Testa e vice sindaco Mimì, Giovanni Mattei. Per dare lavoro agli uomini furono formate delle squadre che cominciavano lo sgombro delle macerie. Erano pagate dagli americani, tranne il comune. Cominciò così faticosamente e lentamente la ricostruzione. Grazie.